Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i primi arrivi del 2022, anche se in realtà ci sono dei libri fumetti che sono arrivati poco prima di Natale, però non avevo avuto occasione di mostrarveli e siccome su Instagram avevate scelto per oggi come video un book haul, eccomi qua a raccontarvi tutti i vari libri fumetti recuperati ultimamente. Abbiamo tanto di cui parlare, quindi se ancora non l'avete fatto mettetevi comodi, se volete sostenere il canale vi basterà iscrivervi, mettere mi piace e commentare qua sotto. In più nella descrizione video trovate i vari codici e link da affiliata e la mia pagina Ko-fi attraverso cui potete offrirmi una simbolica tazza di tè. Io vi ringrazio davvero di cuore per il supporto. Partiamo subito con un libro che ormai pensavo si fosse smarrito perché è arrivato più di un mese dopo di quando non dovesse, e sto parlando di Jonathan Strange e Signor Norrell in questa bellissima edizione che ha riproposto Fazzi e mi arriva appunto dalla casa editrice. E una cosa che amo tantissimo di queste edizioni è che sono super floppy, cioè sono veramente morbidissime. Io adoro i libri in copertina flessibile e questo è veramente tanto flessibile, soprattutto per essere un bel mattoncino. Si tratta di un libro fantasy un po', secondo me, gentleman per l'atmosfera, il periodo, ha a che fare con la magia, insomma sono veramente incuriosita, anche perché qua viene descritto come il più grande originale libro fantasy pubblicato in Inghilterra dai tempi di Lewis e Tolkien. Non credo di avervelo detto, ma l'autrice è la stessa di Piranesi, ovvero Susanna Clarke. Ancora non ho trovato il momento giusto per leggerlo, ma arriverà presto. Da parte di Lindau mi è arrivato poi Fiabe di letto di Mori Yoko. Si tratta di una raccolta di storie accomunate dall'essere storie, diciamo, sentimentali. Spesso si ha a che fare con tradimenti immaginari o fisici, effettivi, reali e intrighi, insomma, di questo tipo di relazioni. Tra l'altro questo tipo di romanzo, se non sbaglio, viene definito furin. È un filone letterario, sì, che ha al centro le furin, le relazioni fuori dal cerchio. Sono veramente molto curiosa, devo dire. Vi farò sapere. Sempre parlando di Giappone, da Safara mi è arrivato invece Il figlio della fortuna di Tsushima Yuko. Anche questa è un'autrice che non conosco e mi incuriosisce perché è uno dei più grandi di esponenti, diciamo, del genere romanzo dell'io. Poi piccola cosa personale, adoro tantissimo questa copertina con una carpa koi. Ho un po' il pallino per le carpe koi, quindi sono ancora più incuriosita. Prima di Natale mi è arrivata una sorta di pacco regalo da parte di Rizzoli Lizard che aspettavo, perché mi avevano chiesto se ero interessata a leggere questi titoli, ma non mi aspettavo che me li mandassero effettivamente tutti, perché uno di questi è una serie e mi immaginavo che mi mandassero il primo, invece me li hanno mandati tutti e è stato uno shock per me, ma sono veramente molto contenta. Allora, innanzitutto mi hanno mandato due fumetti di Osamu Tezuka, Fuzuki, che ho già letto e non mi ha fatto impazzire, una raccolta di storie con protagonista un impiegato e la sua vita, diciamo, banale, una sorta di critica sociale alle varie contraddizioni, soprattutto in sfera, diciamo, privata, sessuale, mentre Thunder Mask lo devo ancora leggere. La serie che vi dicevo, non so nemmeno se riesco ad alzarli tutti perché, mamma mia, pesano un casino, è La vetta degli dèi di Jiro Taniguchi, che conta appunto 5 volumi. Io per ora ho letto il primo e sono rimasta molto sorpresa perché era un titolo che volevo recuperare già da tempo, però mi frenava un po' il fatto che il centro della storia riguarda le scalate, le montagne. Io il massimo a cui aspiro è alzarmi dal letto, non sono molto sportiva, soprattutto in questo periodo. Quindi temevo di annoiarmi o che non fosse particolarmente interessante per me. In realtà, tutto il contrario. È una storia molto accattivante e anche misteriosa, devo dire. Bellissime poi le tavole di Jiro Taniguchi. E la storia si rifà un po' a quello che è accaduto veramente. Alcuni personaggi sono stati ripresi e ci si ispira soltanto. Ed è tratto dal romanzo di Baku, Yume Makura. Se non sbaglio ne hanno fatto anche un film su Netflix. Senza, se non mi sbaglio, cioè effettivamente hanno la fascetta. Va bene. Invece come regalo per il nuovo anno, sempre da parte di Rizzoli, mi è arrivato inaspettatamente questo libricino, di cui so veramente zero, ma sono molto curiosa. Si chiama Una nuova vita con Lloyd, ricostruire in compagnia di un maggiordomo immaginario, di Simone Tempia, con le illustrazioni di Jacopo Rosati. La cosa che mi ha sorpresa di più è stata poi ritrovarmi la dedica all'interno del libro. La trovo una cosa veramente molto molto carina. Inizialmente poi pensavo fosse un fumetto, in realtà è appunto
un libro, una raccolta. Qui dice che ci prepara a riaprirci agli altri, ricordandoci che niente è mai perduto. Io ho recuperato poi un po' di titoli della collana che era uscita con il Corriere della Sera, dedicato alla grande letteratura giapponese. Bene o male, molti titoli che mi incuriosivano li avevo già, quindi sono riuscita a risparmiare qualcosina, però questi tre li volevo recuperare. E sono in particolare La cicala dell'ottavo giorno, li devo ancora leggere questi, di Mitsuyo Kakuta. Se non sbaglio ha vinto anche un premio, per cui ero particolarmente curiosa di questo. Parla di solitudine, dilemmi esistenziali, scelte coraggiose e imperdonabili infamie, così come Il paese dei suicidi di Yumiri, che mi ha stupito perché mi aspettavo fosse più lungo, in realtà è un piccolo libricino. E poi un titolo che mi consigliate sempre, mancavo soltanto io a leggerlo, è Un'estate con la strega dell'Ovest. Questa copertina in particolare è veramente molto molto bella, devo dire, di Kao Nashiki. Credo che si possano ancora recuperare questi libri sul sito o del Corriere della Sera o Prima Edicola, se siete curiosi. Ho recuperato poi in scambio un titolo che puntavo già da un po' di tempo, ovvero Come bambole. Si tratta di un piccolo saggio dedicato allo shoujo manga, quindi al fumetto per ragazze. È abbastanza piccolo ed è a cura di Mario Rumor, il fumetto giapponese per ragazze appunto si chiama. Devo dire che Tunue fa diversi titoli dedicati proprio alla scoperta del fumetto. Io ho amato particolarmente il manga e graphic novel, ma non troppo tempo fa era uscito anche un titolo tutto incentrato sul rapporto fra Olimpiadi di sport, fumetto e animazione. Altro titolo che ho recuperato in scambio perché non ero molto convinta di prenderlo è Una rosa sola di Muriel Barbery, e ho deciso di dargli una possibilità perché, se non sbaglio, è ambientato a Kyoto. Per le vie di Kyoto, il viaggio intimo di una giovane donna alla ricerca di se stessa. Se non sbaglio, metà della sua famiglia aveva a che fare appunto con il Giappone e quindi ripercorre un po' quelle che sono le sue origini, la protagonista. Tra l'altro, se avete già letto uno dei titoli che vi ho mostrato, mi raccomando, poi fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa delle vostre impressioni. Mi sono arrivati poi dei fumetti da parte di J-Pop. Il primo è il primo volume di Lore Olympus, si tratta di un webtoon che, mamma mia, sto adorando. Tra l'altro molti lo conoscevate già, io invece l'ho scoperto soltanto adesso che J-Pop lo sta pian piano stampando. In sostanza è una rivisitazione moderna del mito greco. In particolare si parla di Persefone, della sua relazione con Ade, che viene qua molto molto romanticizzata. È un'opera che mi ha conquistata sia per il design, i colori, i disegni, li trovo veramente meravigliosi, ma anche per il modo in cui è riuscito ad attualizzare diversi temi ricorrenti appunto nel mito. Si parla anche di traumi, di relazioni tossiche. Ci sono quindi dei temi abbastanza forti, ma che secondo me vengono trattati in maniera, non vorrei dire giusta, però ho apprezzato il modo in cui l'autrice ha saputo raccontare tutto questo. Sempre poi da parte di J-Pop sono arrivati i primi due volumi di Miss Kobayashi's Dragon Maid. Si tratta di un manga comico, protagoniste un'impiegata e un drago che assume le sembianze di Maid e che si ritrova a servire questa impiegata perché è stato salvato da lei. Molto carino e spiritoso, per adesso ho letto il primo volume. Io preferisco manga di altro tipo, con magari una trama un po' più articolata, con un certo tra virgolette peso, un fatto di temi e altro, però è molto piacevole, per staccare la spina, poi secondo me veramente carino. Leggerò sicuramente anche il secondo per vedere se si andrà ad affrontare magari qualcosa di diverso, se ci saranno altri personaggi. So che è un manga che era veramente tanto tanto atteso, quindi sono curiosa di approfondire. È stato poi Amore per nuvole a nord-ovest di Aki Irie. Questo è il primo volume ed è un fumetto ambientato in Islanda, quindi in mezzo alla natura, paesaggio molto molto diverso dal Giappone. Ha per protagonista un ragazzo che risolve piccoli misteri che pian piano in realtà diventano sempre più grandi. Cioè proprio sul finale, secondo me,
non voglio anticiparvi molto, però io l'ho apprezzato parecchio, devo dire, sono molto curiosa di andare avanti. Da parte di Garzanti mi è arrivato poi il primo caffè della giornata, il terzo libro di Toshikazu Kawaguchi, ambientato in questa caffetteria giapponese dove è possibile viaggiare nel tempo. In particolare molte persone scelgono di tornare nel passato nonostante non sia possibile modificare il presente. Finché il caffè caldo, ovvero il primo libro, diciamo, di questa serie, mi era piaciuto tantissimo, il secondo così così, ma perché forse mi aspettavo qualcosa di diverso, quindi sono molto curiosa di leggere anche questo. Purtroppo anche questo titolo è arrivato molto dopo rispetto al previsto, quindi ho mancato il periodo perfetto in cui pensavo di poterlo leggere, per questo ancora non ho affrontato la lettura, ma lo farò al più presto. Tra l'altro mi è arrivato anche con la dedica ed era arrivato anche con una tazza che era possibile acquistare in pre-order, però appunto essendomi arrivato veramente 2 o 3 settimane dopo il previsto, mannaggia, mannaggia le poste, e non sono riuscita a segnalarvelo in tempo, infatti mi è dispiaciuto molto. Bella sorpresa da parte di Tunue, Gli incubi di Kafka. Mi ero un po' persa questa nuova uscita di Peter Cooper, che se non sbaglio è lo stesso autore di Rovine, che a me era piaciuto tantissimo anni e anni fa. Quindi sono curiosa, anche perché è una rivisitazione a fumetti dei racconti di Kafka, per l'appunto. Vi farò sapere anche in questo caso, magari vi faccio vedere qualche tavola. Sono curiosa. Da parte di Planet Manga mi è arrivato un fumetto che desideravo recuperare da tempo, di cui in realtà avevo già letto, se non sbaglio, i primi 2 o 3 volumi perché mi erano stati prestati, ma poi volevo recuperare altro, quindi non avevo proseguito. E adesso stanno facendo una nuova edizione di questo manga e io vorrei recuperarlo tutto, quindi sto cercando di selezionare adesso che cosa magari mettere in pausa, perché ha un certo costo questa edizione, e hanno pure annunciato che aumenteranno di nuovo i prezzi dei fumetti, quindi io sono veramente così messa proprio in difficoltà, però è veramente un'edizione bella ed è un manga secondo me da recuperare. 20th Century Boys di Naoki Urasawa, autore sì di Monster, che io ho adorato tantissimo, e questa è l'edizione Deluxe, che è alta proprio come l'edizione appunto Deluxe di Monster. Non mi ricordo se saranno in totale 10 i volumi così belli della nuova edizione, veramente molto molto bella come edizione, non ho nulla da dire, ancora non l'ho letto, in realtà riletto, ma appena lo farò vorrei farci magari un piccolo reel o post dedicato. E a proposito di manga, ho fatto un po' di recuperi. Innanzitutto ho preso il numero 10 di Made in Abyss, finalmente è uscito, quanto lo stavamo aspettando. Troppo. Cos'erano passati un paio d'anni dall'uscita del 9? Non mi ricordo. Però niente, finalmente è uscito il numero 10, sono rimasta un tantino delusa, però vabbè, ci sta, non tutti i numeri possono essere spaziali. Secondo me ci stiamo avvicinando alla fine, sono molto curiosa. Si conferma comunque essere uno dei fumetti più crudi e crudeli. Sì. Grazie alla mia collaborazione con Star Shop, tra parentesi vi ricordo insomma che se volete fare acquisti sul loro sito avete le spedizioni gratuite per ordini minimi di 15 euro con il codice CV15 e il 5% di sconto su tutto, ho recuperato 4 manga. Innanzitutto l'ultimo di Metamorfosi, mi mancava proprio questo per completare la serie, veramente molto carino, è stato uno dei fumetti che ho preferito di più nel 2021, riguarda l'amicizia fra un adolescente e un'anziana signora, tutte e due appassionate di Boys Love. Sto andando avanti con Beastars, ho recuperato il numero 15, dai, pian piano arriverò alla fine. Numero 3 di Kowloon, questo è uno dei miei manga preferiti del momento, diciamo così, anche se siamo proprio all'inizio, però per adesso mi sta piacendo tanto. Non è la solita storia, diciamo, romantica, c'è un pizzico di distopico e di mistero che mi intriga. E poi sto proseguendo anche con Shadows House, questo è il numero 5 e ha sempre delle copertine meravigliose. Tra l'altro, con tutti i manga di Shadows House c'è sempre una carta con un'illustrazione diversa, che può sembrare una scemenza, però a me fa piacere. Altri miei acquisti. Dunque, sono entrata in libreria per un evento che organizzava Feltrinelli Comics e mi sono accorta che c'era un reparto libraccio, per cui ho dato una sbirciatina veloce e mi sono accorta che c'era un libro di Natsu Kirino
a tipo meno di 4 euro e quindi mi sono detta, ok, non posso lasciarti lì. Il titolo è Una storia crudele e l'ho pagato appunto 3,73 euro. È tenuto anche molto bene, devo dire, e niente, sono rimasta rapita dalla copertina sgargiante. Poi l'ho passato, come al solito, quando sono indecisa se acquistare qualcosa o meno, passo la palla a mio marito, gli dico, ti incuriosisce, ti interessa? Perché se incuriosisce anche lui, mi dico, ok, lo compro, perché non lo leggo soltanto io, ma lo legge anche lui. Quindi nella mia testa ha più senso spendere quei soldi, no? Perché siamo in due a leggerlo, non soltanto io. E lo incuriosiva parecchio, quindi mi sono detta, bene. A me era piaciuto tanto Le quattro casalinghe di Tokyo, quindi forse avrei preferito recuperare prima Grotesque, perché ne sentivo sempre parlare bene, però ho approfittato di questa offerta, insomma. E facendovelo vedere su Instagram, tanti mi avete detto che è veramente molto forte. Ho preso poi Lei e il suo gatto, non mi dilungherò perché, tra l'altro siamo dello stesso colore, matchy matchy, che bello, perché è uscito una sorta di reading vlog in cui vi parlo di questo libro. È tratto dal cortometraggio di Makoto Shinkai, ma poi Nagakawa Naruki ha ampliato, diciamo, la storia raccontando altre tre storie che hanno al centro sempre delle donne e dei gatti. Leggero, molto tenerello, bellino. Da parte di Dainit mi sono arrivati il primo numero di Hoshi in the Girl's Garden, che ho già letto, ed è un manga piuttosto divertente sulla vita scolastica di un professore e una classe di scalmanate ragazze che ne combinano un po' di tutti i colori. Leggero, però veramente molto carino. E un fumetto invece che devo ancora leggere è Quel che resta del giorno. Questo mi incuriosiva tantissimo e non so perché ancora è qua non letto, ma rimedierò al più presto e poi ovviamente come al solito vi farò sapere. Ah, questo è un volume unico, mentre l'altro è appunto il primo numero di una serie che è ancora in corso e, se non sbaglio, dovrebbe contare due o tre numeri in corso. Non è ancora completo. Ultimi libri arrivati in queste settimane sono I draghi, il gigante, le donne, il memoir di Watei Umura, che ha 5-6 anni, ha lasciato assieme alla sua famiglia la Liberia a causa della prima guerra civile e si è trasferita in America, dove già stava sua madre che stava studiando al college o comunque all'università. L'ho iniziato, sono però ancora all'inizio, quando inizia insomma la guerra. Sono molto curiosa perché appunto è una testimonianza vera e soprattutto attraverso gli occhi di una bambina, perché ai tempi era appunto piccola e ci sono alcuni momenti in cui da bambini non ci si spiegano i botti, ad esempio, dei fucili o le cose che succedono, e si fanno magari dei paragoni con delle leggende popolari africane in questo caso, e quindi emerge un po' anche la cultura. Io sotto questo punto di vista sono molto ignorante, so ben poco di quello che è successo nel suo paese, quindi sono molto contenta di poter approfondire in questo modo. Libro invece che ho già letto, sempre da parte di Edizioni O, è Viaggio nella terra dei morti di Kashima Adamaki. È una raccolta di due racconti, il primo mi è piaciuto molto, il secondo non mi è piaciuto per niente, o meglio non mi è piaciuto, mi ha messo profondamente a disagio. Nel primo una donna ripercorre un po' quella che è stata la sua vita, il rapporto molto molto difficile soprattutto con la madre e il fratello, che si sono sempre approfittati di lei, che sono delle persone molto avide, secondo me anche cattive, e lei si trova in viaggio con il marito che è disabile. Pensavo si sarebbe approfondito sono arrivata alla fine pure io approfondito di più il suo rapporto appunto con il marito disabile, la disabilità in generale, in realtà riguarda questioni familiari di altro tipo, però mi ha colpito tanto. Il secondo racconto riguarda invece il rapporto fra quattro sorelle, molto morboso in alcuni frangenti, che viene scombussolato dall'arrivo di un ragazzo. Infine 1945 e altre storie di Gabor Santo. Questo mi arriva da parte di Anfora, è una raccolta di 8 racconti di quest'autore ungherese che affronta, io ce l'ho attualmente in lettura, alcuni grandi temi, problemi del secondo dopoguerra. Si parla dell'olocausto, del problema delle proprietà abbandonate, delle persone, no, che hanno un trauma, come lo affrontano, come devono ricominciare la loro vita, se si adattano o meno. È abbastanza duro e forte, e anche il modo di narrare dell'autore è un po' particolare, perché senza fronzoli e
è molto diretto, a volte sembra quasi apatico, secondo me, però insomma sono temi piuttosto forti, ecco. Bene, spero di non aver dimenticato e tralasciato fuori nessuno negli ultimi arrivi. Fatemi, mi raccomando, sapere qua sotto nei commenti quale vi ispira di più, così magari faccio anche un po' una scaletta di che cosa vreste vedere prima come recensione, approfondimento, eccetera, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto, spero anche di avervi tenuto un po' di compagnia. Noi ci rivediamo tutti i giorni su Instagram e TikTok e a presto con un nuovo video. Ciao!